Salve! Allora, qualche giorno fa una persona mi ha chiesto di entrare in non so quale gruppo. Quando ho visto che faceva parte di Ukulele Club Italia, sapete cosa la penso sul tipo di promozione, il tipo di discussione che c'è sull'ukulele. A me non mi piace per niente. Ora, io posso pensare che c'è qualcuno che sta lì tanto per sport e magari la pensa come me, comunque, però questo vuol dire anche che uno sta in un gruppo e non necessariamente è attivo e distingue quello che c'è in un gruppo, quindi siccome su quel gruppo mi hanno preso per il culo più di una volta e la maggior parte della gente, chi tace acconsente, quindi io personalmente non voglio venire niente a che avere a che fare con Ukulele Club Italia, tant'è vero che io non vedo più quello che dicono e fanno lì da mesi, perché sinceramente non mi interessa, mi farebbe solo innervosire vedere le cose che dicono e il tipo di dibattito. Oh, questa persona oltretutto aveva tutti quelli che in inglese si chiamano setting, cioè io non posso vedere chi è. Che tipo è? Nel senso, il problema è che quando voi fate molto irriservati, non vedo che amici hai, che foto metti, cosa ti interessa, quando sei nata, dove abiti, non vedo se suoni con lo strumento, c'è una foto con lo strumento, non so niente di te. Uno non posso giudicare se come membro, secondo me, c'è qualcosa che mi fa pensare che veramente suoni quello strumento, sei interessato a quello strumento. E seconda cosa mi fa pensare che tu sei abbastanza malfidato, e c'è un detto italiano: chi è malfidato di lui non ti fidare. Quindi, siccome non volevo niente avere a che fare, nell'impulso del momento, che poi in quel momento uno dice, questa persona mi chiede di stare in gruppo, fa parte di un gruppo che io non approvo, in più non so niente di lei, ho semplicemente bloccata. Non fosse per questo, mi ha mandato chi richieste, contro perché, per come, perché ti sono bloccata. Ragazzi, nessuno vi deve una spiegazione. Ok? Adesso lo sto dicendo genericamente. Io non ho risposto a queste persone, perché? Anzi, ho risposto dicendo, non lo so, vabbè, così. Ripeto, tu metti, stai su Facebook, non fai sapere niente di te, metti tutto, diciamo, la privatezza o privacy assolutamente chiusa, quindi non so niente di te. Perché dovrei rendere conto a te di perché, per come, quando tu ti nascondi nell'anonimato, so solo il nome e la foto che hai sulla. Io del resto non so niente di te. Perché devo rendere conto se t'ho bloccato o non t'ho bloccato, cosa hai detto, cosa hai fatto? Non me ne frega niente. Punto e basta. Ripeto, chi non si qualifica, chi non dà informazioni, chi mette tutto chiuso su Facebook, ha forse dal suo punto di vista qualche guadagno, ma ha anche tanti problemi, nel senso che i gruppi che faccio non li faccio tanto per fare numero, non mi interessa niente. Tendo a avere poche decine, poche centinaia di persone selezionate, preferibilmente attive, preferibilmente che abbiano a che fare con l'argomento in questione. Alcuni sono delle domande introduttive. Chi mi manda la richiesta e non risponde alla domanda, automaticamente lo blocco. Non è che non glielo chiedo, però non lo vedi più il gruppo, perché vuol dire hai dimostrato proprio ignoranza. Cioè, se un gruppo mi fa delle domande e io non voglio rispondere alle domande, non chiedo nel gruppo, oppure non mi posso arrabbiare se
un atteggiamento completamente menefreghista rispetto a quelle che si... Allora, il gruppo, parliamoci chiaro, ti possono o no piacere le regole, ma se non ti piacciono le regole, non vuoi avere domande, non vuoi quello e quell'altro, è inutile che ci stai nel gruppo. Molte volte i gruppi hanno delle... Beh, più passa il tempo più è così, perché la gente si accorta che tanta gente sta nei gruppi perché non sa che cazzo fare. E quindi aprire un gruppo costa niente di tempo e costa niente di soldi, quindi vuol dire che ce ne stanno tanti. E abbiamo visto, almeno io ho visto, quali dinamiche possono succedere in un gruppo, per cui persone frustrate perché magari li ho bloccati o perché gli ho detto alcune cose e magari sono vere, però non possono accettarla, allora vanno a, come ho detto io, cercare sponda nel gruppo, perché poi se tu stai nel gruppo da un po' di tempo sai di avere degli amici, in certi casi la conoscenza di una persona sovrasta, è più importante del dire no, guarda, ti conoscerò pure, ma tu stai pigliando per il culo una persona, non so per quale motivo, sono cazzi tuoi, e non dovresti coinvolgere nel gruppo queste cose qui. Comportamenti di questo genere ci sono stati diversi nei miei confronti. È normale che io non sopporti tutto quello che mi proviene da Ukulele Club Italia. Purtroppo molte persone vedono, c'ha tanti membri e pensano che sia rappresentativo dell'ukulele, che quello è come si dice, l'organo ufficiale. No, è un gruppo di persone, non è organo ufficiale di niente, è un gruppo di Facebook, ragazzi, è un gruppo di Facebook, non è un club che ha uno statuto, che è riconosciuto dalla legge, è un gruppo di Facebook e non rappresenta nessun altro che quelle persone che sono entrate lì. Non è una cosa ufficiale e si può benissimo suonare l'ukulele, essere attivo nel mondo ukulele e fottersene del questo gruppo o di un altro gruppo. Vogliono farvi credere questo. La bandiera italiana, suonare ukulele Roma e ukulele Roma, pubblicità, lobbying, quello che volete. E infatti tutto quello che ho detto, a parte alcune cose, ma in generale il problema è che io volevo sfatare alcuni miti e sfatare alcuni circoli. Si può benissimo suonare l'ukulele senza andare a comprarle da mercatino delle ukulele, senza comprare le corde Aquila e senza partecipare ai loro festival, e nonostante ciò andare avanti ed essere bravo e fregarsene. Perché quando vado in un locale non mi chiedono il bollino blu del mercatino delle ukulele, delle corde Aquila, o se ho partecipato al festival delle ukulele, sentono semplicemente come suono, ragazzi, sentono semplicemente come suono e come canto. E io sono uno delle persone che è libera, non è fanatico dell'ukulele, tant'è vero che sono anche altri strumenti, anzi l'ukulele è forse quello che sono di meno, e nonostante ciò canto e suono attualmente meglio, lo dico perché adesso sono mesi che non vedo quello che c'è, meglio di tanta gente che sta lì a mettere video, dire spero che vi piaccia, spero che non mi piaccia. Hanno suonato nei locali, hanno fatto festival, hanno fatto quello, e poi si trovano a avere 70, 100 abbonati, 150, e io ne ho 216, 217, dipende. E nonostante che abbia detto alcune cose politiche, che in questo mondo di buonisti dell'ukulele è di mondo di, io chiamo sinistra d'accatto, perché poi la sinistra vera è tutta un'altra cosa,
La sinistra non è i diritti degli immigrati, la sinistra non è i diritti civili, la sinistra storica è diritti dei lavoratori. Questo è la sinistra. Poi se la vogliono reinventare facciano quello che gli pare. Però poi se qualcuno è di destra dicono che magari se uno si è reinventata pure la destra e non è più quella cosa cattiva, però per quelli di sinistra la destra è rimasta sempre la stessa, mentre loro di sinistra non c'è. Anzi, io direi che attualmente tante politiche che loro credono di destra, tipo Lega, Movimento 5 Stelle e altre cose, sono molto più di sinistra. Cioè, alcuni provvedimenti... Allora, essere di sinistra classicamente non vuol dire accogliere immigrati, che non mi risulta che nella storia della sinistra storica c'è una forma di internazionalismo che però non voleva dire il superamento degli stati, era una specie di, no, internazionale socialista all'Unione Sovietica, era un'Unione Sovietica, tant'è vero che dentro l'Unione Sovietica, un po' come dentro l'Europa, sì, c'erano delle politiche antinazionali che poi hanno, sono miseramente fallite, tant'è vero che piano piano tutti gli stati sono usciti, compresi stati molto simili tipo l'Ucraina, stato slavo, parliamoci chiaro, con attitudini revanciste, soprattutto anche la Polonia è stata slavo e la Bulgaria, però la Polonia e la Bulgaria non erano all'interno dell'Unione Sovietica, erano al patto di Varsavia con attitudini revanciste. Vabbè, questo è un altro discorso. Nonostante io abbia questo modo di pensare molto poco politicamente corretto, secondo quel politicamente corretto che poi nella all'atto del voto, all'atto di quello che vedete su internet, non è seguito dalla maggior parte della gente, perché la maggior parte della gente non è d'accordo con immigrazione incontrollata, non è d'accordo con smantellamento dello Stato sociale, dei diritti dei lavoratori. E tutto questo ha a che fare anche con quell'immigrazione, perché è ovvio che per molti rappresenta. Ah, vabbè, non vuoi lavorare con me? Vuoi dire, io chiamo quell'altro, quello viene a un decimo di quello che cerchi tu. Vabbè, ho detto un decimo. Nonostante abbia fatto questi discorsi, non abbia assolutamente paura di esprimermi, anche quando mi trovo nei gruppi, quando mi trovo a parlare con certe persone. Dico la mia, poi lascio perdere, perché chi è sicuro di quello che pensa? Io non ho bisogno di dover vincere necessariamente ogni volta un discorso con una persona. Cerco di informarmi abbastanza, sia per quanto riguarda il MURL, sia per quanto riguarda la politica, in modo che quando parlo ho più la sicurezza. Non c'è mai, la mano sul fuoco non la potrebbe mai mettere, però è più probabile che tu abbia ragione e non spari cazzate se ti vedi parecchi video, vai a vedere tante cose, e piuttosto che se vai a chiedere opinioni solo a Gulele Club Italia, dove si sa, no? Come ho detto prima, ti diranno sempre di comprare quello Gulele, la mercatino di Gulele, diranno sempre no, ma è ovvio, c'è un quadro di riferimento, no? Che è quello. Io sono assolutamente contro il quadro di riferimento, perché il quadro di riferimento è qualcosa che tu accetti come un dato di fatto senza aver mai controllato e esercitato spirito critico. Questo è il problema mio, che io ho esercitato spirito critico, perché se avessi detto delle cose che non hanno né capo né coda, avrebbero fatto video in cui andavano a smentire ogni cosa che ho detto. Ripeto, quando in tanti video ho detto va bene, facciamo un incontro su Skype, io e te, senza gli altri compagnucci della parrocchietta, no, del gruppo tuo, io e te, poi lasciate la giunta giudicare chi è più convincente nelle proprie argomentazioni e chi lo è meno. Chi parla male del plettro adduce, è come dire, cioè, se uso il plettro non posso, a parte che si può anche usare il plettro, usare le altre tre,
Ma questa è gente che ripete cose che è state dette, no? E gli è stato detto, a una persona che è stato detto, ma nessuno è andato a controllare, è andato a provare a suonare il conflitto, nessuno è andato a dire: guarda, caro John Tom, tu hai fatto un lungo articolo sulla tracolla, che potrebbe essere anche ironico, purtroppo non dimostra assolutamente una mazza. Cioè, non suonare con la tracolla per fare il figo è come quelli che non vogliono usare il cambio automatico perché fa più figo guidare la macchina senza cambio automatico. Ma poi il perché, in pratica, se lo vai a chiedere, non lo so, non lo sanno, però fa più, no? Io sono capace a suonare l'ukulele, mi distingo dai chitarristi perché sono capace di suonarlo così, senza la tracolla, ma a me non mi interessa quel discorso, secondo me non porta assolutamente niente. Se volete fare un po' i puristi, cominciate a levare questi cazzo di piezo, cominciate a usare dei microfoni veri, cominciate a provare anche le corde che si usavano sempre prima del Nygaard, cioè il nylon, cominciate a provare il fluorocarbonio, cominciate a cercare la giusta chitarra, le giuste corde per il vostro ukulele, per il vostro modo di suonare. Non che bello, e non fossilizzate sulla, diciamo, porno degli ukulele. Ah, oh, che bello, ragazzi. C'è troppa discussione sugli ukulele come strumento, come oggetto materiale, piuttosto che su tecniche, su come si inquadra l'ukulele generalmente nei gruppi, nella musica, in quante canzoni usato, in quanti generi usato, se il suo uso è più che altro stereotipato. E io vi dico, sì, è stereotipato. L'ukulele è diventato uno strumento caratterista. Che vuol dire caratterista? Viene usato nelle pubblicità, nei jingle e nei momenti spensierati. Quindi è uno strumento che, se fosse veramente così, sarebbe estremamente limitato. Tutti gli strumenti eccessivamente alti, eccessivamente bassi, ovviamente prendono una nicchia. Cosa vuol dire? Che gli strumenti intermedi, tipo chitarra, gli altri strumenti, sassofono, tenore, piuttosto che tromba e trombone, si usano un po' dappertutto. Quelli molto acuti e molto bassi è un po' più raro. Il basso è un conto, certo, il basso è presente in quasi tutte le registrazioni, però è sempre, per la maggior parte, ci sono professori di basso ovviamente, però per la maggior parte deve prendere un ruolo specifico. Questo aveva anche la chitarra fino a un certo punto, cioè era uno strumento prettamente di accompagnamento, per vari motivi, fra cui il suono, il sustain. Da quando ci sono stati gli strumenti semielettrici o elettrici, alla chitarra si è aperto un mondo. L'ukulele la mia semplice problema dell'ukulele è che l'ukulele è molto diverso dalla chitarra. Mentre la chitarra si declina in tantissime forme, l'ukulele, nel momento che si allontana da questo canone, che poi si è allontanato, il tenore intonato sul do mi la è un forte allontanamento dal canone dell'ukulele come strumento che ha quel timbro, che quel timbro, se tu aumenti lo strumento, aumenti il diapason e non cambi l'intonazione, ovviamente vai verso un timbro più chitarristico, per quella è essenzialmente la differenza tra la chitarra e l'ukulele. Però diciamo che l'ukulele, c'è l'ukulele dobro, già l'ukulele banjo secondo me non è proprio un proprio ukulele, anche se il dobro ricorda vagamente il suono del banjo, vagamente, essendo uno che ha il banjo e ha il dobro come chitarra, o un banjo, un dobro chitarra, una chitarra dobro, parlo di qualcosa che so. Quello che mi domando, ma un ukulele con le corde di metallo è un ukulele? Perché io ho il cavachigno, allora sarebbe un ukulele, perché poi è Re, Sol, Si, Mi, anche se anticamente, originariamente in Brasile è Re, Sol, Si, Re. Vabbè, arrivederci.